Ciao a tutti, in questo video voglio mostrarvi come realizzare questo piccolo gelatino. Allora, vi avevo già detto che non avevo fatto video con il fimo perché non avevo un rullo decente, però siccome in questo video tutorial non ci occorre il rullo decente, lo faccio lo stesso. Allora, i colori che ci occorrono per realizzare un gelatino uguale, identico a questo, sono questo marroncino, che potete realizzarlo con del caramello di Chernit, codice 707, cioè 807, scusate, mescolandolo con un po' di bianco. Poi del fucsia, questo qua ha l'avanzo della morina a forma di fragola, quindi ne ho molto. Del bianco, questo qua è il bianco, quello normale del fimo, e poi del marrone, questo qua è il marrone cioccolato codice 75. Allora, partiamo ovviamente da realizzare il corpo del gelato, quindi dobbiamo prendere un pezzo di marrone e un pezzo di bianco. Allora, ho preso il pezzettino. Vabbè, pezzettino, il pezzo di marrone, e incominciamo a lavorarlo un po'. Ovviamente io lo so già che il fimo diventa subito molle appena lo impastate un po', però comunque bisogna lavorarlo un po' tra le mani perché nel panetto il colore può essere anche più scuro da un lato e più scuro dall'altro, quindi bisogna mescolare bene. Poi bisogna ammorbidirlo un po', nonostante sia già molle di suo. Secondo me, cioè, la gente che prende i pezzi di fimo direttamente dal panetto con la scusa che è molle, che è vero che è molle, però con la scusa che è molle e incomincia subito a lavorarlo, io non ci riesco perché un po' duretto comunque lo è. Non è subito così molle da riuscire a lavorarlo subito bene. Quindi una volta impastato un po', prendiamo un pezzettino e realizziamo una pallina. Scusate lo sfondo qua, è la tovaglia che utilizzo per fare i lavoretti, quindi. E adesso andiamo a schiacciarlo, dandogli una forma appunto di gelatina. La base deve essere più piatta e la punta deve essere più stretta in confronto al resto. E schiacciamo un po'. Più o meno dovremmo ottenere uno spessore come questo. Vedete? Adesso dobbiamo realizzare il nostro morso. Prendiamo una formina, questa qui è quella che io utilizzavo per giocare col pongo. E siccome è in plastica molto morbida e molto flessibile, io la piego e vado a realizzare il morso in questo modo. Cioè vado proprio a togliere un angolino, così. E con le dita andiamo a sistemare il tutto. Potete anche allungarlo un po', cioè vedete un po' voi come volete dargli la forma in questo modo. Allora, adesso dobbiamo fare la parte interna. C'è gente che prima fa il ripieno, cioè fa la pallina rivestita, poi la schiaccia e quando vai a tagliare il morso esce già il bianco, ma a me non piace. Quindi realizzerò l'interno in modo differente. Prendiamo il bianco. Mi raccomando, se credete di avere le mani un po' troppo sporche, andatevele a lavare o utilizzate le salviettine, quelle con l'alcol. Allora, mi sono andata a lavare le mani perché guardate che cosa. Adesso non si vede molto bene, però ci sono molte sfumature sul marrone in questo bianco qua che ho lavorato senza lavarmi le mani. In quest'altro che sto lavorando adesso con le mani pulite è meglio. Stacchiamo una pallina una volta lavorato il fimo e l'andiamo un po' a schiacciare. Più o meno deve essere abbastanza piccola la pallina, perché se noi abbiamo fatto un morso piccolo,
Contate che bisogna rivestire solo quella parte, quindi io vado a fare una sorta di serpentino schiacciato. Ok. E una volta che credo che abbia una dimensione abbastanza giusta per il mio gelato, lo vado a poggiare sul morso, in questo modo. Comprimiamo bene. Poi vi potrà aiutare con uno stuzzicadenti, volendo, per sistemare bene il tutto. Adesso ci manca solo fare lo stecchino ed questa specie di nastrino o decorazione. Allora, per fare la decorazione prendiamo il fucsia o un colore a piacere, non è obbligatorio il fucsia, potete utilizzare l'arancione, il blu, il rosa, verde, il colore che vi piace di più. E lo andiamo a lavorare un po' in modo da ammorbidirlo. Prendiamo un pezzettino, ovviamente ci occorre un pezzettino veramente minuscolo per fare una strisciolina come quella. Facciamo una strisciolina e la andiamo ad applicare in questa maniera. Partiamo da dietro e l'applichiamo in questo modo. E poi andiamo a tagliare l'eccesso. Ed ecco la nostra decorazione. Se volete potete applicarci una stellina, un cuoricino, quello che volete. A me piace così. Adesso prendiamo un pezzettino del nostro marrone. Se volete utilizzare il fimo, io qua che ho utilizzato il fimo, ho utilizzato il cognac, color cognac, che è molto chiaro, perché io ho notato che il caramello, color caramello del Cernit, una volta cotto diventa molto scuro, cioè sembra quasi un cioccolato, quindi l'ho schiarito. Dobbiamo fare tipo una specie di pallina, in questo modo. E gli andiamo a fare una specie di punta. Ok. Tipo così. Lo allunghiamo un po'. Quando ci piace come stecchino, lo andiamo ad applicare nella parte inferiore del nostro gelatino. Il nostro gelatino è fatto. Come vedete, è molto semplice realizzarlo. Non occorre neanche un rullo, quindi beh, se volete fare per il procedimento del gelato, cioè del primo pezzo del gelato, quindi il gelato con all'interno la panna, se volete fare la pallina rivestita, sì, ma se no potete realizzarlo benissimo così. Poi ci piantate un gancetto dove vi piace, o nell'angolo, o qua su, non lo so, e lo potete utilizzare per esempio in questo caso come charm per un braccialetto con la catenella. Molto molto carino. Spero che questo video vi sia piaciuto e alla prossima volta. Ciao.